alla grande kermesse della Fiera Riminese, dove si tiene il Travel Experience, l'Abruzzo, che ospiterà anche testimonial d'eccezione del nostro territorio, il quale lo chef Davide Nanni e il regista Walter Nanni, si presenta l'indomani di Active, il format che promuove le vacanze attive. Appena concluso si è che quest'anno ha ospitato giornalisti specializzati per un tour che dall'Aquila ha raggiunto la costa dei Trabocchi. Un fitto calendario di impegni, insomma, tutti nel segno della promozione turistica abruzzese. Questo salone cosa prospetterà? Prospetterà l'incontro fra operatori da tutto il mondo. Calcoliamo che il TTG è la maggiore vetrina italiana, con oltre 80.000 presenze, 1.500 tour operator, 2.500 aziende e 150 destinazioni. È uno dei saloni più importanti d'Italia, dove la domanda e l'offerta si incontrano. È un vero marketplace in presenza, e dove noi andremo con le nostre aziende, con i nostri percorsi, a proporre l'Abruzzo. Negli ultimi anni, fra l'altro, TTG ha aperto anche un settore dedicato che è Be Active, ed è lì proprio dove noi andremo a puntare, dal momento che portiamo su esperienze e percorsi di carattere sensoriale e di gusto. A Rimini gli 8 operatori abruzzesi saranno impegnati in 38 incontri già programmati con potenziali acquirenti provenienti dai principali paesi europei, ma anche da Stati Uniti, Canada, Brasile e India, solo per citarne alcuni. L'Abruzzo come si presenta a questo salone? Ma l'Abruzzo si presenta in maniera brillante. Porteremo 8 imprese, 22 percorsi di turismo esperienziale che vanno dal cicloturismo al trekking, al treno storico, all'enogastronomia, all'artigianato, ai borghi di questa nostra regione, che incontreranno 38 buyer internazionali. E naturalmente cercheremo di far promuovere l'Abruzzo nel migliore dei modi: l'Abruzzo interno, il mare, la montagna, l'enogastronomia, come dicevo prima. Poi all'interno di questi 3 giorni, che sarà dal 12 al 14 ottobre, il 12 mattina ci sarà il Meet and Mitch, che incontreremo tanti buyer internazionali, cercheremo di stabilire i contatti adeguati, e poi il 13 sarà la presentazione delle risultanze di Active che abbiamo svolto in questi giorni in Abruzzo.